Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Oggi vi presento un progetto assieme alla mia assistente, mia figlia, un progetto che, premetto, non è farina del mio sacco. Infatti ringrazio il canale Esperienze Elettroniche, di cui lascio il link in descrizione, ma mi è piaciuto tanto e ho deciso di testarlo per poi riproporlo qui sul mio canale. Ora la mia assistente vi farà vedere il funzionamento di questo piccolo progetto. Come vedete, si tratta di sensori touch realizzati con i più disparati oggetti metallici. Tra l'altro, questa tecnica può essere sfruttata in tantissimi progetti con Arduino al posto di usare i comuni pulsanti, come questi che vedete nel video. Ma partiamo dall'inizio. Sicuramente avrete sentito parlare di pulsanti touch, cioè pulsanti a sfioramento, molto usati nei nuovi dispositivi elettronici. Questi possono essere utilizzati con Arduino, acquistandoli nei vari store online, ma hanno alcuni svantaggi. Oltre a doverli acquistare, avremo bisogno di tre cavetti per farli funzionare, due per alimentarli ed uno per il segnale, per ogni sensore. In questo progetto invece vedremo come sia possibile realizzare dei pulsanti touch con qualsiasi oggetto metallico. In più, utilizzando un solo cavetto per ogni sensore, senza il bisogno di alimentarli. Senza annoiarvi troppo con la teoria di funzionamento, veniamo subito all'applicazione pratica e lo sketch di Arduino che permette questi risultati. Allora, vediamo innanzitutto lo schema elettrico che, come sempre, vi lascerò in descrizione assieme allo sketch di Arduino. Vediamo che è uno schema molto semplice, necessita solo di una resistenza per ogni LED e il relativo collegamento a massa del catodo. Gli ingressi da A1 ad A5 sono gli ingressi da collegare ai sensori touch e quindi a un qualsiasi oggetto metallico, come abbiamo visto nel video. Adesso passiamo allo sketch e analizziamo un attimo il principio di funzionamento. Ecco lo sketch del progetto. All'inizio del programma vediamo la definizione di due variabili fondamentali: TRES 200, che indica la sensibilità dei sensori, diminuendo il valore aumenterà la sensibilità. Samples 20 invece indica il numero di letture eseguite sui sensori, aumentando questo valore aumenterà la precisione di misurazione. Per oggetti più grandi potrebbero esserci problemi con le soglie di funzionamento qui impostate, quindi possiamo modificare questi valori e adattarli al nostro progetto. Per ogni sensore definiamo una variabile touchpad e possiamo avere al massimo 5 sensori collegati, quindi da A1 ad A5. Non possiamo utilizzare A0 in quanto viene utilizzata per il confronto della misurazione della capacità. Qui definiamo i pin per alimentare i LED in uscita, ma potremmo ovviamente comandare qualsiasi altro utilizzatore. In questa sezione inizializziamo le variabili touchpad per ogni variabile, indicando il nome della variabile e l'ingresso analogico corrispondente. Passando alla sezione loop invece, vediamo che ogni sensore viene costantemente monitorato, dopodiché con la solita istruzione digital write andiamo a variare lo stato dei LED. Sempre in questa sezione possiamo decidere il tipo di funzionamento del nostro sensore touch. In questa modalità toggle state
lo utilizziamo come se fosse un interruttore, quindi ad ogni pressione del pulsante, come si vede nel video, otteniamo un effetto di interruttore, quindi con un tocco accendiamo e con un tocco spegniamo. Altrimenti, scrivendo questa istruzione touchpad 1.state, vediamo come il pulsante si comporterà come un normale pulsante, quindi ci sarà un funzionamento temporaneo come se fosse un vero e proprio pulsante. Infine, voglio segnalare che in fase di test è possibile monitorare graficamente i segnali dei nostri sensori andando a definire una variabile serial debug, quindi decommentando questa riga. Inviamo ad Arduino. E usando lo strumento plotter seriale possiamo ad analizzare in tempo reale il comportamento dei vari sensori. In questo momento tocco il pulsante touch 1, lo lascio, andiamo su 2, su 3 e su 4. Ovviamente questo progetto può essere inglobato in altri progetti di lampade o altri tipi di progetti con Arduino, in modo da non utilizzare i semplici pulsanti temporanei, ma si può andare ad esempio a realizzare una lampada con l'accensione touch per avere un qualcosa di più futuristico, più carino da vedere. Ma poi in fondo, oltre che i soliti LED, potete anche fare progetti inutili come questo.